Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 5 novembre si è concluso il percorso di razionalizzazione delle società regionali. Il piano approvato, 25 sì, 8 astenuti, 7 non votanti, prevede il mantenimento delle quote in 7 società, 5 invece quelle in liquidazione. Marco Botta, Fratelli d'Italia. Finalmente una razionalizzazione profonda e vera delle partecipate regionali nel mantenimento dei livelli occupazionali e nell'esaltazione delle specificità e delle eccellenze che le nostre partecipate hanno saputo sviluppare in questi anni. Rocchino Muliere, Partito Democratico. Ci sono molte ombre in questa delibera per quanto riguarda alcune situazioni nei territori, in particolar modo ci sono situazioni che richiedevano maggiore chiarezza da parte della Giunta regionale e per questo ci asterremo. Dal 1 gennaio prossimo saranno soppresse le federazioni sanitarie sovrazonali, lo dispone la legge che modifica le precedenti disposizioni sull'organizzazione sanitaria regionale approvata dal Consiglio regionale il 5 novembre. La Giunta procederà ora a individuare le aziende sanitarie alle quali affidare la gestione dei servizi tecnici, logistici, informativi, tecnologici e di supporto. Dismissione dell'ospedale Valdese, quasi del tutto trasferite attività, personale e apparecchiature del nosocomio specializzato in senologia. È quanto riferito in aula il 5 novembre dall'assessore alla sanità Cavallera, il quale ha evidenziato che le problematiche relative al trasferimento sono state tenute in debito conto. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. L'ospedale Valdese di Torino deve garantire la continuità delle cure. Questo attualmente non è così, la sospensiva ad altare è stato bocciato, ma attendiamo a febbraio 2014 l'udienza di merito. Quindi nel frattempo noi siamo assolutamente contrari allo spostamento sia dei macchinari che del personale che delle pazienti. Massimiliano Motta, Fratelli d'Italia. Noi non crediamo che garantendo le mura di un ospedale si garantisca la continuità assistenziale. Crediamo invece che comunque la ricollocazione in siti sicuramente più strutturati siano la garanzia reale della continuità assistenziale. Firmato dal vicepresidente del Consiglio regionale Comba e dall'assessore provinciale di Torino Dacri, il protocollo d'intesa per la gestione dell'antenna Europa. Lo sportello informativo sulle tematiche europee sarà aperto nell'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio e sarà parte integrante di un sistema di 29 antenne già presenti sul territorio provinciale ospitate dai comuni. Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948 e il titolo della mostra al Museo Diffuso della Resistenza di Corso Valdocco 4A a Torino. La rassegna è realizzata dal Memorial della Shoah di Parigi ed è promossa anche dal Comitato Resistenza e Costituzione. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.